E ciao a tutti, io sono Crivido, benvenuti in questo quarto episodio di Resident Evil. Ho visto una piantina con Veronica X. Qua. Ah no, ho visto una pianta. Te lo giuro, ecco. Che cazzo, l'ho detto che l'avevo vista. Dunque. Io poserei questo. Poi questo. Poi la medicina, perché mi sembrava che potessimo già andare, ma ho provato. Infatti ho rifatto un pezzettino di puntata solo per quello, 2 minuti, perché ovviamente non posso tornare indietro ancora. Quindi la medicina la porteremo poi. Pigliamoci, ecco, la doppia mitraglietta che ci servirà. E diversamente, boh, sì, siamo a posto così. L'erbetta me la tengo. Teniamocela. Allora, adesso equipaggio. Sì, equipaggiamo l'oro, va. Ok. Apri. Fra pochi secondi capirete il perché della mitraglietta. Comunque, se io provo a tornare indietro di qua, si vede che è chiuso. Fuori, se io vado ancora indietro, c'è una gratta che sbarra la via, non possiamo portare la medicina, quindi evito di farvelo vedere. Playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Maronna, che voce di merda. Sembra che gli hanno tagliato i coglioni. Comunque, più indietro c'è una grata uguale a questa, che non ci permette di tornare indietro. Quindi l'unica strada è di qua. E abbiamo il batticuore. Apri sta porta, Claire. Cristina. Ok, momento di suspense. Allora, qui ecco, mi basta l'inventario. Sì, meno male. Là ci sono le munizioni. Ma noi queste mitragliette non le useremo mai. Dai, beccamelo! Ma dai! Ma che cazzo! Ma va a cagare! Ma perché? Così tanto mi ha toccato, signore? Eppure, più che far così tanto mi beccava lo stesso. Sto usando un botto di erbe, non dovrei, porco cane. Allora, qua sotto non c'è nient'altro. Ovviamente è buona la prima, potevo magari. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish, but thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Machine guns? For me? You know the deal.
in exchange for your Lugers. Okay, okay. Abbiamo finalmente le Luger d'oro, bene. This thing is too cool. Yes! Now this is my kind of weapon. All right! Huh? Hey, this thing's empty. You cheated me. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right. Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Happy now? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Okay, let's do it! Wait here, Claire! Time to test out my new toy! Ora useremo, porco maiale, Steve. Ma dove cazzo spari? Spara quello là. Dai. Bene, lì c'è anche un lancio a patate, come potete vedere qua dentro. Poi, dunque, di qua. E sta parte qua sono un po' confuso. Ok, sì, qua, di qua ci dobbiamo poi andare. Ma dall'altra parte c'era roba, c'erano zombie. Perché ciò che eliminiamo con lui non c'è più con Claire. Con lui non possiamo raccogliere nulla, eh. Lo dico già perché magari, ecco, qualcuno mi dice, ma ci sono le munizioni del lancio a patate lì. Dai. Poi perché spreca tutte ste munizioni così? Non l'ho capito io. Bene, qua non c'è un caso, non ci sono. Vedete, non può essere utilizzato. Quante ne ho ancora? 60%. Ah, tra l'altro possiamo esaminare questa foto. Foto di famiglia. Posso zoomare? Non mi ricordo. Steve e i suoi genitori, ma non potevo zoomare? Boh. Bene. Ma qua... No, non dovevo spaccarlo. Apri la porta. Con lui ci liberiamo un po' la strada, almeno con Claire poi... Qua siamo più liberi. Liberi. Liberi di ucciderli zombie. Liberi di prendersela in quel posto. Liberi di dar fuoco a tutto quanto. Quelli sono morti. Ok. Ce n'è ancora uno, l'ho visto. Ma non viene. Viene, dai. Comunque magari qualcuno mi dice, ah, giochi male. E che facendo il commentary è un po' così, eh. Gioco meglio da stare zitto. Ma un po' tutti, eh. Vi consiglio, chi critica magari, che non gioco alla perfezione, di provare a registrarsi e parlare e giocare allo stesso tempo. Vedrete che farete più schifo di giocare in silenzio. It was dirty work, but this area is now clean. See? You can depend on me. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve.
What were you doing here? Who brought you here and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Steve. Never mind. Let's get going. Che scena, eh? Allora, una tessera, se non erro, la uso qua. No? Cretino. Ah, non è questa. Fan bagno. E l'altra che dobbiamo recuperare. E che io vado a memoria, ma... ogni tanto a memoria è quella che è. Di qua è bloccata, la strada è rotta. Andiamo dove c'è Steve, se riesco a comandare Claire. Claire, are you okay? Steve, behind you. No! What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't! No! Steve! No! Steve. Father. 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 Dad. Used to work for Umbrella. Tried to steal information. Intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. And we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid. It's okay now. Just rest. È un'altra scena di quelle toccanti. Allora, fa un po' vedere qua se c'era qualcosa, perché va bene ricordarsi le cose, ma non posso sapere tutto, ricordare tutto. Non sembra che ci sia roba. Allora, do solo una giustata l'analogico. Usciamo fuori, ci saranno delle bestioline molto carine da accarezzare coi proiettili. Morti no, eh. Uno sì. L'altro? Dov'è? Eccolo là, buggato. Ah, poverino. Il cane buggato. E dai, muori.
È morto? Is dead, sì. Allora, qua cosa faccio adesso? Qua si vede che c'è il carro armato che è stato spostato, ma poi lo utilizzeremo. Qua ci sono queste. Sì, me le prendo qua. Usciamo qua e entriamo dentro. Hai sbloccato la porta. Dai. Vai, vai, vai dentro, bastard. Madonna, che ansia. Qua era quello biologico, era sta tessera. Ma non potevo utilizzarla. No, questa qua no. Adesso no, perché c'è l'allarme di merda. Invece qua, se non sbaglio, sì. Ecco. Questa qua sì. Potevamo. Qua abbiamo sbloccato la strada che avevo detto che era inutile prima provare a venire in qua, perché tanto era bloccata e non potevamo portare la medicina ai cani di merda. Sali. Madonna, che culo. Che culo che hai, Claire. Siamo qua per prendere. No, per prendere un bel cazzo. È bloccata dall'altro lato. Dunque, qua posso fare che venire di qua, sbloccare questo. Sì. Bene. Là dobbiamo poi mettere un simbolo. Dunque, l'inventario, posso posarmi quei colpi e anche le pistole dorate, tanto per ora. Sì, le poso, tanto che cazzo me le lascio nell'inventario a fare, mi complico solo la vita. Mettiamocele qua sopra, va. Poi queste le mettiamo qua, diversamente teniamo. Come sono con 40%? Adesso usiamo un po' la pistols. Dunque, adesso che faccio? Ah, non si apre la porta di merda. Quindi torno indietro da dove ci sono i cani. Ma allora faccio così, va. Li faccio fuori, vaffanculo. Tanto per lasciarli lì, che poi mi feriscono. Sulla fine Resident Evil è così. O venite feriti e vi dovete curare o sparate. È uno dei due. Ma sono un stronzo di merda. O fate come ho fatto io, che faccio le stronzate. Ma vai. Ma vai a cagare. Guarda. Porco maiale. Vado a beccare il muro, ma dimmi te. Qua non avevo lasciato nulla, eh. Avevo preso tutto. Tutto, tutto. Qua. Controllo, c'è un posacenere, ma niente, dobbiamo tornare in là. Corri. Meno male. Oh. Noi che di stronzate ne ho già fatte. Però sulla fine è così, dai. Qua non c'era niente. Non è che qua dove era buggato il cane c'era un'erba verde, no? Qua. Non posso ancora, no. Ok, torniamo dentro dove c'era Steve. È un casino sto pezzo, io sempre ho avuto un po' di disorientamento. Dunque, noi siamo caduti, quindi qua non c'è un cazzo. Qua c'è questa porta, l'hai sbloccata.
e equipaggialo. Ah, era morto. Non ci credo. Aspetta. Per una volta che volevo usare il coltello, era morto. Lui no. Ora in teoria sì. In pratica anche. La visuale non aiuta. Qua c'è l'ascensore. Qua c'è questa porta che mi porta. Dove già che mi porta sta porta? Mi porta. Ah, qua, sì, dove c'era l'emblema. Bene, potevo prenderlo prima di far tutto quel giro là. Qua c'è... Quanto spazio ne ho? Qua c'è questo. Facciamo ancora un pezzettino, poi vengo a salvare. E concludiamo la puntata. Dunque... Quindi qua c'è l'ascensore, giusto? Ok. 1L, 2L mi sembra. Comunque io ho sempre avuto più difficoltà in questo Resident Evil rispetto agli altri. Qua siamo finiti. Qua così. Sta porta la aprivo con la tessera che dobbiamo recuperare. Eh sì. Quindi è un caso. Però questa porta qua. Ah, siamo di nuovo qua sopra. Ok. Quindi qua niente, dobbiamo poi venire quando abbiamo la tessera di colore blu, che si ottiene inserendo il simbolo blu che abbiamo preso nella stanza prima. Quindi, sì, vabbè. No, che cazzo ho fatto? Non ho letto, ho fatto tutto troppo veloce. Sono un pisello, proprio grosso e bello. Sì. Voglio provare S1L che non mi ricordo dove cazzo mi porta. Però io guardo. Dunque, dove mi porta? Ah, mi porta qua. Qua così. Ok. Di qua c'era tutto il lanciapatate, ma non abbiamo abbastanza spazio per ora. Quindi conviene tornare indietro dove c'erano i cani prima, mettere il simbolo. Eh sì, facciamo così, va. Qua ci vediamo poi. Facciamo le cose con ordine, se no se uno le fa tutte la cazzo, poi dopo si complica solo la vita perché... Sì, porco cane. Tanto la figura l'ho già fatta, è già due volte che sbaglio. L'ascensore. Allora. Io sono lì. Io devo andare all'1, teoria. Perché ho i problemi con gli ascensori? Porca puttana, già nella serie Clock Tower 3 che vi consiglio, anche lì svarionato con sto cazzo di ascensore di merda. Dunque noi eravamo qua. Adesso me ne esco da qua, giusto? Non capisco più un cazzo. No. Mi sono confuso. Di là era il posto rotto, quindi no, era il 2. Vedete, uguale. Clock Tower 3 ho fatto la stessa figura di merda. Gli ascensori maledetti, adesso 2. Ma dimetti, va. Che piccio che è sto crew. Ok. Questo. Adesso era giusto di là e ho fatto la figura di merda ora.
Eh sì, infatti. Ma dimetti. Ma dimetti. Che pirletta. Allora, date l'1L. Ma scusate, un po' di disorientamento dato da mille cose in testa. Allora, andiamo di qua. È che queste porte qua sono uguali, non si capisce. Bene. Andiamo fuori, andiamo a mettere il simbolo. Allora, vai Claire. Vai. Vado, tutte le volte mi fai venire un'ansia. Ma un'ansia che voi non sapete. Vai. Ok. Sto minchia, stavo per andare nel fuoco. Il fuoco vi fa danno, eh. Me lo ricordo. Allora, qua così mettiamo il simbolo blu. Usa. E ci dà una tessera nuova. Ci dà una tessera nuova, ho detto. Sì. Ok. È sempre bloccata. Sta... Non c'è più nulla, lo so. Sempre bloccata. Quindi, noi riscendiamo. Andiamo piano 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 piano, dolce dolcemente. Qua non c'era... Ah, lì sì, c'è una via per andare sotto. Andiamo di qua. Tutto un casino sto posto. Ok, ho fatto un po' di cappellate in questa puntata. Scappa Claire, scappa Cristina da vena nuda. Bene. Ce l'ho fatta. Vai. Sopravvissuto anche a questa quarta puntata, eh. Speriamo che anche in questo non faccio game over. Spero di no. Anche se ho fatto andare un botto d'erbe, ma un po' me l'aspettavo. Allora, se Dio vuole prendo l'ascensore. Non mi ricordo più dove era la stanza del quadro. Mappa, voglio vedere la mappa. Dunque, noi siamo qua. La stanza del quadro è questa qua davanti. Bene, nella prossima puntata inizieremo a utilizzare questa tessera colore blu. Quindi, salviamo qua. Bene, io salvo nel... Ma salviamo... Salviamo qua nel 13. Claire 04. C'è addestramento SE. E nulla, io direi che per questo episodio è tutto. Un saluto da Crew, uno da Claire. E al prossimo episodio. Guardate che brava che riesce a roteare senza muovere le gambe. Altro che Michael Jackson. Spara. Ho male al braccio.